Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y buongiorno. Hermanas, buenos días. Oggi vorrei approfondire hoy quisiera profundizar la figura di San Giuseppe come padre nella tenderezza. Como padre en la ternura. Nella lettera apostolica Patris Corde ho avuto modo di riflettere su questo aspetto della tenerezza, un aspetto della ternura, personalità di San Giuseppe. Un aspetto della personalità infatti, di San José. Anche se i Vangeli non ci danno particolari su come egli abbia esercitato la sua paternità, però possiamo stare certi che il suo essere uomo giusto si sia tradotto anche nell'educazione data a Gesù. Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo giorno in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini, così dice il Vangelo. Así dice el Evangelio. Come il Signore fece con Israele, così egli gli ha insegnato a camminare a Gesù, tenendolo per mano. Era per lui come il padre che solleva un bimbo alla sua guancia, si chinava su di lui per dargli da mangiare. È bella questa definizione della Bibbia che fa vedere il rapporto di Dio col popolo di Israele. De Dios con el pueblo lo stesso Israel. Rapporto pensiamo che sia stato quello di San Giuseppe con Gesù. Que haya sido la de San José con Jesús. I Vangeli attestano che Gesù ha usato sempre la parola padre per parlare di Dio e del suo amore. Molte parabole hanno come protagonista la figura di un padre. Tra le più famose c'è sicuramente quella del Padre Misericordioso, raccontata dall'Evangelista Luca. Proprio in questa parabola si sottolinea, oltre all'esperienza del peccato e del perdono, anche il modo con cui il perdono giunge alla persona che ha sbagliato. Il testo dice così. Quando era ancora lontano dalla casa, il figlio peccatore che si aveva allontanato, cioè, quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio si aspettava una punizione, una giustizia che al massimo gli avrebbe potuto dare il posto di uno dei servi, ma si ritrova avvolto dall'abbraccio del padre. La tenerezza è qualcosa di più grande della logica del mondo. È un modo inaspettato di fare giustizia. Ecco perché non dobbiamo mai dimenticare che Dio non è spaventato dai nostri peccati. Mettiamoci questo bene nella testa. Dio non si spaventa dai nostri peccati. È più grande dei nostri peccati. Il Padre, amore eterno, non è spaventato dai nostri peccati, dai nostri errori, dalle nostre cadute, ma è spaventato dalla chiusura del nostro cuore. Questo si fa soffrire. È spaventato dalla nostra mancanza di fede nel suo amore. C'è una grande tenerezza nell'esperienza dell'amore di Dio. Ed è bello pensare che il primo a trasmettere a Gesù questa realtà sia stato proprio Giuseppe. Haya sido precisamente José. Infatti le cose di Dio ci giungono sempre attraverso la mediazione delle esperienze umane. Della mediazione di esperienze umane. Un tempo fa, non so se l'ho raccontato questo, un gruppo di giovani che fanno teatro, un gruppo giovani pop, no? Avanti. Innovadores. E sono stati colpiti da questa parola del Padre Misericordioso. Hanno deciso di fare un'opera di teatro pop con questo argomento, con questa storia. E l'hanno fatta bene. E tutto l'argomento è alla fine che un amico ascolta al figlio che si era allontanato dal padre, che voleva tornare a casa, ma aveva paura che il papà lo cacciasse via e lo punisse queste cose. E l'amico gli dice, in quell'opera pop, ma manda un messaggero. E di che tu vuoi tornare a casa, que tú quieres volver a casa. E
Se il papà ti riceverà, y si el papá te che va metta a recibir, un fazzoletto alla che ponga finestra. Un pañuelo en la ventana. Quale finestra che tu la vedrai esa ventana appena que tú veas, prendi il cammino finale. Tomes el camino final. Così è stato fatto. Así se hizo, e l'opera con canti e balli continua con cantos y bailes, fino al momento che il figlio hasta el momento en que el hijo entra nel, nella strada finale entra e la si vede la casa. Y se ve la casa. E quando alza gli occhi alza los ojos, vede la casa piena di fazzoletti bianchi. Llena, piena. De pañuelos blancos, non llena. Uno. Tutte le finestre, tre o quattro per finestra. Così è la misericordia di Dio. Non si spaventa del nostro passato, delle nostre cose brutte, no? Soltanto si spaventa della chiusura. Così tutti noi abbiamo conti da risolvere. Ma fare i conti con Dio è una cosa bellissima. Perché noi cominciamo a parlare e Lui ci abbraccia. Perché noi cominciamo a parlare e Lui ci abbraccia. Allora possiamo domandarci, entonces, se noi stessi abbiamo fatto esperienza di questa tenerezza e se a nostra volta ne siamo diventati testimoni. Nos hemos convertido en testigos. Pensiamo, infatti la tenerezza non è prima di tutto una questione emotiva, sentimentale, no. È l'esperienza di sentirsi amati, di sentirsi accolti proprio nella nostra povertà, nella nostra miseria e quindi trasformati dall'amore di Dio. Dio non fa affidamento solo sui nostri talenti, no? Ma anche sulla nostra debolezza redenta. De nuestra debilidad la nostra debolezza è redenta e Lui si affida a quello. Questo ad esempio fa dire a San Paolo che c'è un progetto anche sulla sua fragilità. Così infatti scrive alla comunità di Corinto: affinché io non monti in superba, è stata data la mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi. A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che allontanasse da me questo, ed Egli mi ha detto: ti basta la mia grazia. Basta mi grazia. La forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Signore non ti toglie tutte le debolezze, non nos quita todas las, ma ci aiuta a camminare con le debolezze, Lui nos ayuda prendendoci con per las mano. Debilidades, él tomándonos. Ma come mai? Mano. Sì, prende per Pero mano le nostre debolezze, sí, noi con le debolezze, de nuestras debilidades, vicino a noi, e questo è tenerezza. Con las debilidades y se pone cerca de nosotros. L'esperienza della tenerezza consiste nel vedere la potenza di Dio passare proprio attraverso ciò che ci rende più fragili, a patto però di convertirsi dallo sguardo del maligno che ci fa guardare con giudizio negativo la nostra fragilità, mentre lo Spirito Santo la porta alla luce con tenerezza. E la tenerezza è la maniera migliore per toccare ciò che è fragile in noi. Guardate come l'infermiere e gli infermieri toccano le ferite degli ammalati con tenerezza per non ferirle di più. E così tocca il Signore le nostre ferite con la stessa tenerezza. Con la misma ternura. Per questo è importante incontrare la misericordia di Dio, specie nel sacramento della riconciliazione, nella preghiera personale con Dio, facendo un'esperienza di verità e tenerezza. Paradossalmente anche il maligno può dirci la verità. Lui è bugiardo, ma si arrangia per dirci la verità per portarne alla bugia. Ma il maligno lo fa e per condannarci. Il Signore ci dice la verità, ma tende la mano e salvarci. Noi sappiamo però che la verità che viene di Dio non ci condanna, sabemos, ma ci accoglie, embargo, ci abbraccia, ci sostiene, condena, ci perdona. Nos abraza, nos Dio sostiene, perdona nos sempre. Mettetevi questo siempre. Nella testa e nel cuore. Esto Dio perdona sempre. Siamo noi siempre. Che ci stanchiamo di chiedere somos perdono, los que nos ma Lui perdona sempre. Pero le cose siempre. Più brutte. Incluso las cosas más malas. Ci fa bene allora bien, specchiarci entonces, nella paternità di Giuseppe, paternità che José,
uno specchio della paternità di Dio, e domandarci se permettiamo al Signore di amarci con la sua tenerezza, trasformando ognuno di noi in uomini e donne capaci di amare così. Senza questa rivoluzione della tenerezza, ci vuole una rivoluzione della tenerezza, e senza questa rivoluzione della tenerezza rischiamo di rimanere imprigionati in una giustizia che non permette di rialzarsi facilmente e che confonde la redenzione con la punizione. Per questo oggi voglio ricordare in modo particolare i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono in carcere. È giusto che chi ha sbagliato paghi per il proprio errore, ma è altrettanto giusto che chi ha sbagliato possa redimersi dal proprio errore. Non possono esserci condanna senza finestre di speranza. Sin ventanas de esperanza. Qualsiasi condanna, cualquier condena, ha sempre una finestra de esperanza. Siempre tiene una ventana de esperanza. Pensiamo ai nostri fratelli e a nostre sorelle carcerati. E nuestras hermanas encarceladas. E pensiamoci alla tenerezza di Dio con loro e preghiamo per loro, perché trovino in quella finestra di speranza una via di uscita verso una vita migliore. Hacia una vida mejor. Concludiamo con questa preghiera. San Giuseppe, Padre della tenerezza, insegnaci ad accettare di essere amati proprio in ciò che in noi è più debole. Fa che non mettiamo nessun impedimento tra la nostra povertà e la grandezza dell'amore di Dio. Suscita in noi il desiderio di accostarci alla riconciliazione per essere perdonati, anche resti capaci di amare con tenerezza i nostri fratelli e le nostre sorelle nella loro povertà. Sii vicino a coloro che hanno sbagliato e per questo pagano prezzo. Aiutali a trovare insieme alla giustizia anche la tenerezza per poter rincominciare. Insegna loro che il primo modo di rincominciare è domandare sinceramente perdono per sentire la carezza del Padre. Grazie. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los invito a acercarse a una actitud de reconciliación para experimentar la misericordia y la ternura de Dios que nos ayuda a superar nuestras caídas, a levantarnos y a aprender a amar según la medida de su corazón paternal. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et con spirito tuo. Sin nomine Domini benedictum. Ex hoc nunque usque in saeculo. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filii, Spiritus Sancti. Amen.